Ciao, io sono Elia Calò e da Campagna Calò e dalle galline che stanno per arrivare e dalla menta fresca, io ti do il mio benvenuto al giardino sotto il naso. Le galline sono simpatiche, comunque, tranquilli. Detto questo, ieri abbiamo parlato di un piccolo quadrato di terra dove ho spostato delle radici per farle crescere. Invece qui, quello che vedete adesso in queste immagini è appunto un po' di un pezzettino di terra dove la menta è già cresciuta. Cosa andrò a fare io adesso? Come saprai, io sono un bartender professionista, quindi vengo dal mondo del bartending, quindi sono sempre stato dietro i banchi a preparare bevande miscelate, diciamo così, quindi cocktails. Quando uno parla di menta, automaticamente lo associa al mojito, ma già come dicevo ieri, l'obiettivo di questa menta nello specifico non è quello di crearci dei cocktail freschi, ma non tutta perlomeno, ma quella di preparare un ingrediente che andrò ad utilizzare in un secondo momento. Cioè, cosa faccio io? Vado a raccogliere la menta tagliandola dalla parte inferiore del gambo, quindi cercherò di evitare di toccare le radici perché quelle germoglieranno di nuovo. Quindi questo ho raccolto qualcosa di sbagliato. Ok, eccoci qua, uno stelo di menta fresca. Io poi cosa farò? Prenderò, gli darò una lavata. Dopo averle lavate, andrò a tagliuzzarle fra una foglia e l'altra in modo tale da facilitare l'essiccazione. Eccoci qua, quindi la ridurrò in pezzettini. Così, tenendo il gambo in modo tale che le foglie poi rimangano attaccate, e andrò a disidratarle. Una volta disidratate, diventerà una delle materie prime che vado ad utilizzare per le varie infusioni, che possono essere alcoliche o analcoliche. Come dicevo già ieri, nelle foglie, una volta disidratate, quindi evaporando l'acqua, gli oli essenziali, quindi i profumi soprattutto, saranno molto più concentrati. Quindi, intanto nella fase di preparazione. Questa è il primo step in pratica. Quindi, prima fase riconoscimento delle piante che ci servono, dopo c'è la raccolta, subito dopo c'è la disidratazione, comunque la lavorazione, conservazione. Dopo la conservazione c'è un altro aereo che sta arrivando come ieri. Dopo la conservazione si può lavorarle, quindi si può decidere di fare uno sciroppo, di fare un liquore, di fare semplicemente un'acqua aromatizzata, di fare un infuso tipo un tè. Quindi si può scegliere di fare qualsiasi tipo di prodotto insomma, che decidiamo noi. Da Campagna Calò, dalla menta fresca e dai possibili utilizzi, io intanto ti saluto e ci vediamo presto. Sicuramente, ripeto, questa è una delle parti più noiose perché poi c'è, insomma, c'è la raccolta, l'essiccazione e quant'altro. È chiaro che la parte più simpatica e più frizzante è quella della preparazione vera e propria, però anche qui, se non c'è questo, io poi non potrò avere la materia prima da utilizzare e poi da lavorare, da miscelare. Quindi è un lavoro un po' a lunghetto, diciamo così. Io spero comunque di averti dato qualche piccola dritta. Se hai un vasetto, insomma, anche sul balcone, non hai molta terra a disposizione, magari comincia a raccogliertene un pochino, tagliala dal gambo, quindi senza toccare la radice, insomma, un bel po' di acqua e insomma la menta è una pianta molto resistente, quindi te ne genererà un bel po'. Stiamo andando incontro all'estate, quindi hai tutto il tempo insomma, di preparartene un bel po' per l'inverno prossimo. Io ti saluto dalla menta fresca, dalle galline che girano intorno, e da Elia Calò e dal giardino sotto il naso ti saluto e mi raccomando, segui anche le mie pagine sia Instagram che Facebook, il giardino sotto il naso. Ci vediamo presto, ciao ciao!